Ci ritroviamo a commentare una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative, non la prestazione adatta ad una partita così importante, davvero deludente l'Avellino. Ma deludente dir poco, insomma, atteggiamento sbagliato subito all'inizio, siamo stati condizionati anche dall'autorete, poi da quel gol regalato e lì si è svolta tutta la partita. È normale che c'è una grande delusione da parte di tutti, credo che dobbiamo fare tutti una pausa di mente, di testa e capire cosa è che ci ha condizionato oggi la partita. Ecco. La riflessione sull'aspetto caratteriale della sua squadra a questo punto è doverosa, perché dopo le buone prestazioni, la vittoria contro il Novara, il pareggio contro l'Empoli, oggi un crollo verticale alla prima difficoltà, la squadra si è totalmente sfaldata. E non riesco a capire, insomma, questo. Bisogna vedere un attimino, parlerò un attimo alla squadra dopodomani. Non è una partita che a me è piaciuta, ho provato a cambiarla, ho provato a sistemarla, loro hanno giocato sugli errori nostri, loro forse sono stati un po' più cattivi di noi dopo aver fatto il gol, si sono ricaricati, noi invece l'approccio non è immediato, è stato un po' faticoso da parte di alcuni calciatori. Oggi mancavano D'Angelo, Castaldo, Moretti, elementi importanti in termini di esperienza, però mister, al di là delle assenze a cui facevo riferimento, anche i calciatori che avrebbero dovuto magari trascinare la squadra sono rimasti invischiati in questo atteggiamento incomprensibile. Incomprensibile, è chiaro che il responsabile sono io, perché d'altronde quando si vede una prestazione del genere è la responsabilità dell'allenatore, ma questa è una squadra che finora ha giocato sempre bene, oggi gli abbiamo regalato tutto, è chiaro che loro hanno giocato su questo, poi è chiaro che se guardiamo non è che abbiamo di solito quando prendi un gol reagisci subito, no? E questo non c'è stato, secondo me abbiamo fatto un po' anche fatica fisicamente. Subito fuori Bidawi, prestazione negativa la sua, come negativa quella di Ardemagni. Ora soffermarsi sui singoli anche ingeneroso, però è chiaro che anche ingenuità come quelle di Asensio e di Molina rischiano poi di pesare oltre quello, questa partita. Quello che mi ha dato fastidio, perché ormai la partita era compromessa, c'è un comportamento diverso, un atteggiamento diverso, no? Non si può stare in campo, perché alla fine non è che pagano loro, paga l'allenatore, capito? I calciatori devono fare i calciatori, devono capire che ci sono i momenti dei momenti che ci sono, d'altronde che non è che uno può essere la partita ormai era compromessa, non c'era bisogno di comportarsi in quella maniera. Maledetto derby, mister, cioè per l'Avellino. Maledetto tutto, insomma, maledetto veramente in senso sportivo. Però ecco, vorrei tanto che i miei fossero un po' più furbi, perché ci sono dei momenti della partita, abbiamo preso un gol, però potevamo stare un po' calmi, c'erano ancora 85 minuti, c'era ancora tempo, poi abbiamo commesso quell'ingenuità. Ma non c'era la necessaria cattiveria, come mai? Cioè, voglio dire. Non lo so. Io la cattiveria non la posso comprare al mercato e io cerco di trasmetterla, la mia voglia. È chiaro che forse, ecco, ha condizionato un po' tutto questi due errori, ecco, tra virgolette, non il primo, perché il primo è stato un infortunio, ecco. Si fa fatica a parlare anche di moduli, ha provato 4-4-1-1, 4-3-1-2, ma davvero questa squadra lascia delle serie preoccupazioni per questo finale di campionato. Qual è la chiave per uscire da questa situazione? È vincere domenica. L'unica, vincere domenica e giocare con un'altra testa. Passo l'auricolare per una domanda da studio ad Angelo Giuliani. Prego Angelo. Sì, buonasera, buon pomeriggio mister. La mia era una curiosità più. Ciao, che altro. Buon pomeriggio. Era una curiosità, se me la poteva fugare, ma non è, non la prenda come un alibi, assolutamente. Non è che il troppo peso di questo derby d'andata ha influito anche sulla preparazione dei ragazzi a questa partita? Tu che dici? Ma io onestamente un po' tutto, perché la squadra ha lavorato bene mentalmente, forse siamo stati condizionati di questo inizio non felice da parte nostra, perché loro cercavano queste giocate esterne, il movimento di Stocchini che si apriva, sapevamo tutto.
è che quando si va in campo bisogna partire subito a 100 all'ora. Forse questo autorete e questo gol ha un po' condizionato tutto, poi il derby d'andata, volevamo, ma non, io credo che ecco, è tutta un'altra partita questa rispetto a quella dell'andata. L'andata noi abbiamo, siamo mancati gli ultimi 20 minuti, ma oggi siamo stati forse ecco, troppo condizionati anche da questi due gol, ecco, che ci ha penalizzato anche nelle giocate nostre che sono le più semplici. Ecco. Ma scusami mister, è stato un Avellino troppo passivo, ho una curiosità, cosa hai detto alla squadra tra il primo e il secondo tempo? Perché non rifletteva la squadra il tuo temperamento, anche adesso ti sento piuttosto duro con i ragazzi. No, eh? No. No, duro no, io ho provato a cambiarlo mettendo Falasco, che è uno che spinge, avevo bisogno di spinta, ma quando si perde non si è mai morbidi, no, c'è un dispiacere anche da parte mia, io sono un allenatore e sono il responsabile della sconfitta di oggi, come sempre d'altronde, però onestamente ho fatto di tutto per poterla risistemarla e fare la partita, perché bastava un gol e potevamo metterla in piedi, ma purtroppo non ci sono riuscito. Vai Marco. Sì, volevo invece chiederle, 19° gol consecutivo subito fuori casa, il secondo gol al di là del primo che nasce da una deviazione davvero fa riflettere, questi errori prescindono da ogni tipo di preparazione perché non sono prevedibili, ma come si fanno a limitare, perché davvero l'Avellino lascia per strada punti importanti e comunque partite per delle disattenzioni clamorose, mi riferisco al pasticcio originato dall'errore di Bilawi e poi quella palla lì che va allontanata in tribuna. No, non è un errore di reparto, è sempre singolo, ecco, e questo ci deve far riflettere, no? Che non dobbiamo più sbagliare, perché questa è una squadra che sta facendo un buon campionato. In noi è chiaro che potevamo essere protagonisti in un'altra maniera, con meno errori possibile da parte della fase difensiva, ecco. Lei Irpino di Montemarano lo sottolinea con orgoglio, una battuta è doverosa, però cosa si sente di dire ai tifosi che alla fine hanno respinto la squadra? Hanno respinta e questo mi dispiace, perché noi ce la stiamo mettendo tutta, è chiaro che c'è una grande amarezza da parte loro, credo che noi non siamo questi di oggi, ma noi siamo una squadra che ci salveremo, perché faremo quello che è giusto fare, e questo è normale che uno dispiace, perché c'erano 2000 avellinesi, insomma, e chiaramente il responsabile sono io. Ultimissima, poi liberiamo mister Novellino per quanto riguarda provare almeno a voltare pagine per capire un po' la situazione dei calciatori che oggi non c'erano, Castaldo, lo stesso Morosini. Non c'entra niente, c'erano 11 giocatori di là e 11 di qua, ci deve essere un atteggiamento diverso.